Siamo a Sapri, provincia di Salerno, splendido scenario, splendido paesaggio, ma il mare c'entra poco. Siamo qui per conoscere meglio Nicolò, 20 mesi, affetto da una rara sindrome, rara malattia, la sindrome di Alexander. È nata un'associazione per aiutare sia Nicolò che tutti gli altri bambini o giovani affetti da questa malattia, ma andiamo a conoscere meglio mamma Stefania, papà Domenico e il piccolo Nicolò. I can fly, but I want his wings. Su Facebook esiste una pagina molto speciale. La pagina si chiama Gli amici di Nicolò. Nicolò e lui, e loro sono i suoi genitori, Stefania e Domenico. Gli amici di Nicolò, Stefania. Perché gli amici di Nicolò? Questa pagina nasce all'inizio perché il nostro obiettivo era quello di cercare altri genitori che come noi combattono contro questo terribile mostro. E questo terribile mostro si chiama sindrome di Alexander. È una malattia neurologica degenerativa molto rara. Nicolò, gli è stato diagnosticato questo morbo, questa malattia, quanto tempo fa? Nove mesi. Fino ai nove mesi la nostra era una vita tranquilla, una vita di una famiglia felice. Poi il 30 settembre 2014, dopo alcune crisi epilettiche e una risonanza, la nostra vita è cambiata. La diagnosi è stata devastante perché vi hanno detto cose pazzesche, cioè che il bimbo potrebbe avere delle difficoltà a continuare nella sua vita. Sì, le prime parole sono state: vostro figlio ha una malattia molto rara e non arriverà a 3 anni di vita. Quindi vi lascio immaginare il dolore. In quel momento, cioè, il mondo ci è crollato addosso e ci siamo chiesti perché a noi, perché proprio a Nicolò. Nel momento che i medici, quando ci parlano di Nicolò, parlano sempre col condizionale, ci dicono sempre: sembrerebbe che sia una forma lieve, sembrerebbe che Nicolò abbia questa problematica. E quindi quando già un medico che dovrebbe darti un sostegno ti parla con il condizionale, capisci che purtroppo della malattia si sa ben poco. Nicolò ha una sorellina che si chiama Giorgia, ha 4 anni. Per la sindrome di Alexander non esiste ancora una cura. Quindi un giorno ci siamo seduti al tavolino, io e mio marito, abbiamo detto: cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare per aiutare Nicolò e tutti gli altri bambini che sono nella stessa condizione di Nicolò? Allora abbiamo detto: creiamo un'associazione, l'Associazione Italiana Sindrome di Alexander. E così è stato. Il 2 agosto, insieme ad altri genitori, è nata l'Associazione Italiana Sindrome di Alexander, più unici che rari onlus. E il nostro obiettivo è quello di raccogliere fondi per la ricerca, per finanziare un progetto di ricerca, con la speranza che un giorno ci sia una cura che magari non salverà mio figlio, ma magari qualcun altro sì. Ecco, mentre noi parliamo, in sottofondo c'è un codice IBAN che ovviamente tutti coloro che vorranno sostenere l'iniziativa non devono fare altro che mettere mano non tanto al portafoglio ma forse sul proprio cuore, diciamo. Ecco, esiste già un progetto in tal senso oppure anche in questo caso siamo ancora allo stato bravo?
No, esiste già un progetto di ricerca, esiste con un istituto di ricerca italiano, un famoso ospedale italiano che appunto aveva già in precedenza avviato un progetto di ricerca che poi purtroppo per mancanza di fondi ha dovuto interrompere, però per fortuna c'è questo ospedale italiano che ha già in mano un progetto di ricerca. Bisogna soltanto sostenere questo progetto, cercare appunto di raccogliere i fondi per poter avviare il progetto. Quando ci è stato detto che Nicolò non sarebbe arrivato ai 3 anni di vita, noi abbiamo detto no, ma non è possibile, questo no. Allora ci siamo messi a cercare altre persone, no? Cioè, ma è possibile che sia così? E abbiamo conosciuto altre 2 famiglie e i loro bimbi, uno ha 9 anni e uno 18. E anche loro con noi adesso lottano contro questa malattia e anche loro fanno parte di questa associazione. E se voi conoscete altre persone, altri bambini o anche adulti, magari ce ne sono altri che lottano contro la sindrome di Alexander, contattateci. A settembre sarà attiva anche un sito e per il momento invece potete contattarci sulla pagina Gli Amici di Nicolò. Spesso Giorgia la sera prima di addormentarsi mi chiede: mamma, facciamo una pregherina per far guarire Nicolò, chiediamo a Gesù di far guarire Nicolò. Io non so lei quanto capisca cosa significhi essere malati, però lei ogni tanto poi mi dice: mamma, ma Nicolò è malato, ma poi va in cielo da nonno Pietro? E provate a immaginare come mi sento quando mi viene detto così. Per questo vi chiedo, aiutateci ad aiutare. Grazie.